La musica in questi giorni difficili ci sta facendo capire che nonostante l'isolamento si può superare tutti insieme questo brutto momento. Tra gli artisti impegnati c'è Checco Silvestre dei Modà. Ciao Checco, benvenuto! Grazie! Ciao amici, ciao. Ciao. Allora Checco, subito un appello a tutti gli amici che ci stanno seguendo di restare a casa. Ma quello, guarda, è una cosa che ripeto veramente a chiunque io senta, tra tutti i miei amici, tra tutte le persone che conosco, che probabilmente non si sono ancora rese conto della gravità di questa situazione e che sottovalutano questa cosa che potrebbe diventare lunga se non si rispettano le regole, veramente lunga. Quindi inizialmente sembrava un gioco, dai, si sta tutti a casa, eccetera, eccetera, però dopo 3 giorni pare che tutti si siano diventati runner. Infatti, cioè, è incredibile quello che sta succedendo. Il mio appello è assolutamente sì di stare a casa, perché probabilmente noi non ce ne rendiamo conto perché non siamo stati infettati da questo virus, no? Sì, la gente che è stata infettata e che sta negli ospedali vive delle situazioni ghiaccianti. Leggo degli articoli su dei portali certificati, quindi articoli veri, di gente che racconta della quarantena in ospedale, dell'incubazione, della terapia. È importante per quello stare a casa. Fanno venire i brividi. Proprio stamattina leggevo, si spostano 4 lombardi su 10, vedevo delle foto sui navigli a Milano con un sacco di gente che va a correre. Ho visto anch'io stamattina al Corriere, ho visto delle cose che adesso stanno controllando anche i cellulari per il movimento. Guarda, sì, per forza. Ma devo dirti la verità, per dirti quanto io sia spaventato, io e Laura, la settimana scorsa, sabato, siamo usciti per la prima volta per andare a fare la spesa di notte, cioè perché avevamo paura. Quindi io in macchina, lei fuori, con mascherino ovviamente, di tutte le protezioni. Siamo arrivati a 12:45 davanti al Carrefour Express, perché sapete che fa di solito le 24 ore di apertura. Invece è aperto fino a mezzanotte. La certificazione dietro, tutto quanto, c'erano 7 persone fuori in fila, facevano entrare una volta e sono tornati a casa. Quindi vedete, insomma, un grande sacrificio richiesto a tutti noi, anche proprio nella nostra quotidianità, per aiutare soprattutto le persone che ci stanno aiutando in questo momento, il personale medico-sanitario. Esatto, perché loro che veramente non possono neanche decidere di stare a casa, di stare in ferie forzate, non possono fare nulla di tutto questo, perché se si fermano loro, la gente muore. Regalaci uno spaccato di casa Silvestre. Non so che si fa lì da voi. Guarda, la giornata in realtà sì, passano lente, però passano, perché comunque cerchiamo di tenere impegnato il tempo, soprattutto per la bambina, perché è una bambina di 8 anni e tra l'altro figlia unica, Gioia, quindi è un po' più difficile magari per lei tenere impegnato il tempo, farle tenere impegnato il tempo. Comunque ad ogni modo le scuole si sono mosse molto bene in questo senso, perché le maestre di Gioia tutti i giorni mandano i compiti al mattino, mandano anche dei video dove le salutano, quindi è una cosa molto carina. Io allora mi occupo del giardinaggio. Bravo! Mi piace molto, vabbè, ce l'ho da tanti anni. Questo era, poi è il periodo giusto per, in questo momento stavo tagliando la siepe, stavo parlando ieri con Gianni quando mi ha telefonato. Dice: guarda, sono su una scala con una forbice, non posso neanche andare, volevo la macchina per tagliare la siepe, che di solito noleggio perché la uso una volta all'anno, non posso neanche andarla a prendere, quindi sto facendo tutto a mano e sto facendo anche palestra, quindi tagliando la siepe. Perfetto, quindi ti tieni in forma. La mattinata, insomma, di solito passa così, con Gioia e Laura che fanno i compiti. Tranne quando c'è matematica, che è quello del mio turno, perché io faccio, sono io il... Ah, tu il sei bravo in matematica, ho capito. Complimenti. Pensavo facessi il pittore, avevi fatto anche la canzone con Arabe de Palo, invece giardinaggio. Sì, hai capito, molto bravo. Allora Checco, grazie mille di essere stato con noi, dell'appello che abbiamo fatto, non finiremo mai appunto di farlo a tutti gli ascoltatori. State a casa, un sacrificio, lo sappiamo, è importante, ma serve a tutti noi. Grazie Checco. Un abbraccio forte. Sì. Un abbraccio, ciao ragazzi.